Uomini e donne, Rosa Perrotta, nuovo intervento su Giulia De Lellis, il lungo messaggio. Uomini e donne, Rosa, nuovo lungo post su Giulia De Lellis, le parole della Perrotta. Rosa Perrotta e il caso Giulia De Lellis. Pochi giorni fa la fidanzata di Pietro Tartaglione ha pubblicato una stories su Instagram in cui sembrava a tutti gli effetti schierarsi contro la compagna di Andrea Damante, circa le discusse frasi sui gay e drogati pronunciate dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne all'interno della casa del Grande Fratello VIP. In un baleno la polemica è impazzata sul web, tanto che la Perrotta oggi è tornata sulla vicenda con un lunghissimo post sui social. L'obiettivo è stato quello di chiarire una volta per tutte il suo punto di vista sulla questione. Andiamo allora a leggere le sue parole. Rosa Perrotta di Uomini e Donne su Giulia De Lellis, ora che vi siete sfogati chiarisco due cose. Adesso che avete sfogato tutti, chiarisco due cose, esordisce Rosa su Instagram, in un lungo post. Leggo ovunque titoloni Rosa contro Giulia. No, questo è un altro messaggio sbagliato. La Perrotta prosegue, affermando che la sua presa di posizione non era nello specifico contro Giulia. Il suo intento sarebbe stato quello di prendere come esempio il fatto della De Lellis per trattare un tema più ampio. La storia era per ironizzare su una frase sciocca e poco piacevole, perché paragonare e già solo accostare i gay ai drogati non è bello. Il post prosegue, spiegando che l'obiettivo finale dell'intervento sarebbe stato quello di sdrammatizzare un tema che può invece essere drammatico come quello dell'omofobia. Dunque, da una parte la fidanzata di Tartaglione nega di avercela personalmente con Giulia, dall'altra però rimarca come quelle frasi siano state una cosa ridicola. Da qui l'idea di prenderle come spunto per fare affrontare su un tema molto serio. Aria di pace tra Rosa e Giulia di Uomini e Donne? Tuttavia la Perrotta specifica sul finire del suo messaggio come sia molto contenta che Giulia abbia chiesto scusa. Inoltre ha scritto che probabilmente la De Lellis si è lasciata sfuggire frasi delicate senza che si sia resa conto del peso che potessero avere le parole in quel momento, formulate così. Infine l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne rimarca ulteriormente come il suo intento non fosse quello di scagliarsi personalmente contro la fidanzata di Damante per cercare visibilità, come alcuni hanno insinuato, ma solo quello di prendere la palla al balzo di un'uscita poco felice per veicolare un messaggio contro l'omofobia.